Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis, come sempre, per discutere le news, per discutere quello che è stato inserito all'interno del gioco, parlare un po' anche del data mining e soprattutto parlare del nuovo banner che è stato aggiunto in occasione di questa inizio seconda parte della collab, dato che per l'appunto, come sospettavamo un po' tutti in generale, la collab è stata divisa in totale con 4 banner, però giustamente 2 banner nella prima parte e 2 banner che arriveranno nella seconda parte, quindi ci sta. Iniziamo subito con le varie notizie, quindi cominciamo con appunto una delle notizie che effettivamente ci metterà un po' alla prova, ovvero l'espansione della stream di evoluzione della summon di Ifrit. Quindi da questo momento in poi Ifrit avrà la possibilità, tramite ovviamente penso le sue nuove battaglie, di poter essere ampiamente potenziato. Quindi abbiamo appunto l'aggiunta delle nuove difficoltà per la prova della summon di Ifrit, la nuova espansione praticamente della sua sferografia, il livello di Hellfire che viene incrementato fino al livello 20, come appunto Shiva, Leviathan e le altre summon, e in aggiunta ovviamente sono state messe all'interno del gioco le nuove memorie nobili di Ifrit. Quindi che cosa dobbiamo fare da questo momento in poi? Dobbiamo fare appunto il primo clear, quindi la prima volta che riusciremo a completare per l'appunto questa battaglia, avremo la possibilità di ottenere vari oggetti e abbiamo praticamente le nuove quest in questo caso, con il first clear, dove appunto abbiamo il Very Hard, l'Ex 1, il Very Hard 3, l'Ex 1 e l'Ex 2. Mentre invece probabilmente per il farm dovremmo fare la Very Hard 3, un po' come appunto nelle altre summon. Quindi abbiamo la nuova sfida Very Hard 3, dove appunto sbloccheremo la possibilità comunque di prendere già le prime memorie nobili per incrementare la potenza di Ifrit, e poi successivamente avremo l'Ex 1 e l'Ex 2 per sbloccare appunto i vari nodi fino a raggiungere il potenziamento massimo, e poi il farming al solito nella Very Hard 3, quindi come praticamente tutte le altre summon prima di Ifrit. Nuovo banner che è stato messo con il primo loop per quanto riguarda Cloud, quindi un po' come con Tifa abbiamo praticamente il banner a step up con un solo giro completo ovviamente di Cloud, dove abbiamo la possibilità di trovare anche l'arma di 5 stelle di Lock inclusa nel prezzo, quindi se si ha fortuna perché no. Successivamente banner di Cloud con arma di Lock, che ovviamente rappresenta la collab con Final Fantasy VI, e Ultimate di Aeris, che al solito accompagna il banner. Un banner che effettivamente non si sospettava tantissimo, cioè nel senso si pensava tanto a Cloud che tramite animazione e tramite tutto potesse fare chissà che cosa, mentre invece la nostra mente ha overthinkato, come si suol dire, no? Quindi abbiamo pensato troppo, ed effettivamente un'arma che per Cloud comunque sia non è malvagia, è un'arma dove praticamente si ha la possibilità di incrementare il danno fuoco, ghiaccio e tuono del personaggio stesso. Ovviamente Cloud possiede queste tre build e possiede praticamente queste tre armi, quindi se avete comunque i costumi e soprattutto avete la possibilità di avere Cloud DPS elementale, questa è un'arma che secondo me potrebbe essere molto comoda. Infatti, almeno in singola copia, io probabilmente la andrò a prendere. Così come andrò a prendere in singola copia anche l'arma di Aeris. Quindi vedremo un po' effettivamente che cosa succederà all'interno del banner di Tifa, che uscirà praticamente settimana prossima in concomitanza con la Guild Battle, che adesso ovviamente andremo a vedere. Però effettivamente parlando, questa è un'arma che comunque sia anche in singola copia, così come quella di Aeris, potrebbe essere interessante. Quindi tenetela d'occhio. Mentre invece il vestito, abbiamo praticamente il Physical World con il Physical Ability Mastery, quindi unione praticamente di difesa fisica e magica, e ovviamente anche di potenza abilità fisica quando la stance di attacco fisico o comunque di attacco in generale è al massimo.
non male. Queste skin sono comunque tutte abbastanza buone, perché appunto danno questa difesa incrementata ai personaggi. Però sinceramente parlando, ormai per Cloud, a mio avviso, la skin che comunque non andrò praticamente a cambiare mai, se non per una questione forse di DPS elementale, è la Bahamut. Skin Bahamut che secondo me raggiungono livelli incredibili, quindi non mi sento di consigliare appunto il pull della skin. Arma Ultimate, quella di Eris, abbiamo già visto cosa fa, abbiamo già visto come è combinata, quindi assolutamente un'ottima Ultimate. Se avete la fortuna di averla trovata, tanta roba. E poi vabbè, al solito abbiamo la conversione delle Mako Gems, come già abbiamo visto nelle altre armi, quindi non mi sembra di dover approfondire il discorso più di tanto. Disponibile la Frenzy Battle per quanto riguarda il raid o comunque il critical threat che abbiamo avuto praticamente fino alla scorsa settimana, dove se avete completato la Crash Coop o la Crash singola avrete la possibilità appunto di ricevere 1000 cristalli blu all'interno del gioco, anche se effettivamente le ricompense vengono date a tutti i giocatori se almeno 500 persone riescono praticamente ad aver completato la Crash, e quindi di conseguenza abbiamo la ricompensa in gemme un po' per tutti. Io appaio nell'elenco, così giusto per dirvelo, se volete venirmi a cercare, a spulciare, dovrei essere nella sesta pagina, se non mi ricordo male, della coop, non mi ricordo, comunque ci sono, se volete venirmi a cercare mi potrete venire a cercare. E poi abbiamo un nuovo critical threat invece di Heligor, che noi già conosciamo e abbiamo già visto appunto come possa essere debole, se non mi ricordo male, proprio al tuono e al ghiaccio. Forse in questo caso hanno messo la tripla debolezza proprio per aiutare Cloud, chissà, e quindi bisognerà vedere. Anche in questo caso bisognerà sconfiggere il boss, ottenere i ticket per ottenere i jackpot prize, quindi sapete già come funziona l'evento del critical threat, non penso di dovermi dilungare più di tanto. Battaglia di Gilda invece numero 5, che arriverà praticamente giorno 21, quindi appunto giovedì prossimo. La battaglia di Gilda numero 5 verrà praticamente rilasciata, e le informazioni che ci vengono date sono praticamente il fatto che il boss, in questo caso, eccolo qua, nella Guild Battle numero 5, gli attacchi tuono magici saranno efficaci. Quindi potenziate i vostri personaggi e le vostre armi per prepararvi alla futura Guild Battle. Quindi attacco magico, tuono, io sono completamente messo malissimo, proprio zero. Quindi vedremo un po' che cosa si riuscirà a fare in generale all'interno del gioco. Però spero a questo punto che il banner di Tifa di settimana prossima possa in un modo o nell'altro magari aiutarci e mettere magari una Tifa con un'altra arma tuono, anche se lei già comunque ha le Kirin che abbiamo ottenuto con la collab di Monster Hunter, però avere un'altra magari arma tuono collab, giusto per avere la possibilità in questo caso di poter pullare, potrebbe essere comunque una buona scusa, potrebbe essere comunque una buona cosa. E quindi incrociamo le dita e speriamo bene. Successivamente abbiamo la parte 2 dell'evento del crossover, quindi della battle di Kefka, dove sono state aggiunte altre informazioni, altri oggetti, in questo caso il collare di Kefka. Collare di Kefka che per l'appunto dà Tandara Surge, quindi buono per la Guild Battle, e praticamente si otterranno queste copie delle armi scambiandole ovviamente tramite lo shop dell'evento. Sapete benissimo già come funziona, quindi non mi sembra di dover aggiungere altro. Successivamente abbiamo praticamente la campagna del crossover parte 2, che comincia praticamente da oggi, dove abbiamo altri 3 giorni di login per ricevere altre 3000 gemme in totale. Successivamente abbiamo la ricompensa completando tutte le chocoboard, comunque tutto il pannello di missioni presenti all'interno del gioco, che ci regaleranno il chocobo di livello B, tutto brandizzato Final Fantasy 6, in questo caso tutto bello con le stelline, tutto figo, come è successo anche con la collab, o per meglio dire con l'anniversario, dove ci è stato regalato il chocobo Bahamut, sempre di livello B.
Successivamente login bonus, dove avremo appunto le scatole della fortuna, dove sarà possibile ottenere oggetti e un totale di 1500 gemme. E poi ovviamente nel premium, diciamo nella sezione premium, abbiamo il boost praticamente di ottenimento oggetti, quindi ottima questa cosa, molto molto da sfruttare. E per il momento basta, questo è, diciamo, è quello che c'è durante questa campagna. E poi per il resto basta, le altre notizie sono tutte appunto l'arrivo, cioè la campagna anche di Ifrit, che praticamente è attiva da questo momento all'interno del gioco, dove avremo a disposizione 70 ticket completando diverse missioni che potrete comunque consultare come e quando volete, quindi basta andare in missioni, andate su campagna e qui come potete vedere avete tutte le missioni che potrete completare all'interno del gioco. Io qua nel frattempo prendo le daily, e detto questo ovviamente non c'è nient'altro da dire, quindi spero che effettivamente le informazioni e questo video possano esservi stati utili. Noi invece ci vediamo adesso con il video banner analisi di Cloud, ne parliamo un pochettino insieme e poi ci becchiamo con i prossimi appuntamenti di Final Fantasy VII Ever Crisis. Ciao!